Alla fine, ragazzi, è successo. I rumor si susseguivano da tempo e tra smentite e silenzi imbarazzanti, Nintendo, così dal nulla, se n'è uscita con una bella bomba di mercato, presentando la prima revisione della sua console ibrida che non sarà più ibrida. Ok, ok, andiamo con ordine. Prima di tutto, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale se siete nuovi per non perdervi i miei prossimi video. Bene, fatto? Ora facciamo un attimo di ordine e cerchiamo di capire il senso di un annuncio del genere e quali sono le prospettive future per l'azienda di Kyoto. Dopo i rumor più disparati che volevano l'imminente presentazione di una versione pompata della Nintendo Switch, alla fine ci siamo ritrovati con il reveal della Switch Mini, ribattezzata Lite per l'occasione. Come è facile immaginare, la Switch Lite è una revisione con meno funzionalità rispetto al modello originale e un leggero redesign. Questa revisione della console è pensata esclusivamente per il gioco in modalità portatile e perde la principale peculiarità che ha fatto un po' la fortuna della console Nintendo, la sua natura di console ibrida. Non sarà infatti possibile collegare la Switch Lite alla televisione, né tantomeno staccare i Joy-Con, ora integrati come pezzo unico della scocca. I controller perdono così alcune delle funzionalità avanzate come l'HD Rumble, i sensori di movimento e le telecamere a infrarossi. Ma grazie a Dio arriva finalmente un D-pad decente. Switch Lite sarà comunque compatibile con Joy-Con e altri tipi di controller come la Pokéball Plus per usufruire dei sensori di movimento nelle sessioni di gioco. Il redesign, oltre a presentare tre nuovi colori che sinceramente non mi fanno impazzire, presenta una console leggermente più compatta con uno schermo più piccolo ma che supporta le stesse risoluzioni della versione classica. A livello di prestazioni quindi non ci saranno sostanziali differenze con il modello in commercio fino ad ora. E con un'uscita prevista per il 20 settembre, la domanda sorge spontanea. Ha senso questa mossa da parte di Nintendo? Da una parte abbiamo una Switch che non è più una Switch, ma una semplice console portatile. Non avrà sostanziali differenze di hardware, ma sarà compatibile esclusivamente con i giochi che supportano la modalità portatile. Sì, rappresentano la gran parte della libreria Switch, ma è sempre una caratteristica da tenere bene a mente. E per quanto io giochi principalmente in handheld, ci sono alcuni giochi, come Super Smash Bros. Ultimate, che non mi sognerei mai di giocare staccato dalla TV. Detto questo, bisogna capire che la Switch Lite, come affermato dalla stessa Nintendo, non andrà a sostituire il precedente modello, ma sarà un sistema da affiancare alla Switch normale. Già così l'operazione ha molto più senso con la Lite che va ad occupare quella fetta di mercato lasciata scoperta dalla morte del 3DS. Insomma, l'idea di Nintendo non è stupidissima, e consiste nell'andare a ripopolare il mercato handheld tramite il nome di Switch, che al momento è molto forte e di sicuro è un brand che si vende da solo. Ci sono però due fattori da tenere bene a mente dove la Nintendo dovrà dimostrarsi in grado di saper gestire la comunicazione. Prima cosa importantissima è il prezzo. Spero vivamente che la versione Lite si affacci sul mercato differenziandosi sostanzialmente dalla sua controparte ibrida, giustificando la perdita di potenzialità tramite un significativo abbassamento di prezzo. E sarà appunto nel marketing, secondo punto fondamentale, che Nintendo dovrà essere in grado di vincere i grandissimi errori del passato. C'è il rischio, a mio avviso, che l'utenza non percepisca lo stacco netto tra questi due hardware, che tra l'altro si presentano praticamente con lo stesso nome, e vista la recente storia di Nintendo, sappiamo tutti cosa succede quando gli acquirenti sono confusi sull'offerta console. Se poi ci vogliamo chiedere che senso abbia una revisione del genere, che va a snaturare l'essenza stessa della console, privandola della sua natura e peculiarità, beh, pensate sempre che stiamo parlando dell'azienda che ha tolto il 3D dal suo 3DS. Certo, in questo caso parliamo di una feature che si è rivelata poco utilizzata dall'utenza, se non addirittura obsoleta, e su cui nessuno sviluppatore ha seriamente investito. Nel caso di Switch la situazione è diversa, ma secondo me questa Switch Lite si inserisce perfettamente nel trend delle revisioni hardware a cui la Nintendo ha da sempre sottoposto le sue console. Insomma, più che domandarci se sia un esperimento sensato o meno, secondo me dovremmo chiederci: ma quante altre Switch vedremo nel corso degli anni? Mi raccomando, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere che ne pensate di questo annuncio a sorpresa di Nintendo e soprattutto se questa revisione vi ispira o meno. Io sono il Poro Michele Light, ciao!